Noi stiamo partendo appunto con la costituzione dei gruppi regionali perché crediamo appunto che la relazione nel mondo giovanile, ma soprattutto nella cooperazione con i territori, quindi con le esigenze, le necessità, i fabbisogni che ci sono nei territori sia fondamentale. Questa relazione deve sfociare nei modelli che la Lega delle Cooperative, soprattutto i giovani della Lega delle Cooperative, possono mettere a disposizione per il loro territorio. Anche la professionalità, le competenze, ma anche la freschezza, la voglia nuova che i giovani cooperatori possono mettere a disposizione devono partire dai territori, perché noi nasciamo come struttura che risponde con beni collettivi a bisogni collettivi. In questi incontri in Liguria al centro della discussione, del confronto, c'è stata anche l'assunzione di responsabilità da parte dei giovani verso il futuro. I giovani oggi sono protagonisti, possono essere gli unici protagonisti del futuro. Chi oggi, se non un ventenne, trentenne, quarantenne, può immaginare il futuro e essere protagonista, avere voglia di essere protagonista? Questo si può fare in diversi modi. Noi abbiamo una modalità e crediamo che quella dei contenuti, dei valori che riusciamo a portare, più che quella invece dello scontro generazionale, sia quella adatta. Noi vogliamo fare un'alleanza generazionale con chi ci ha preceduto, con chi ci ha lasciato comunque un bagaglio di valori anche economico importante all'interno di Lega Coop. Ora però vogliamo essere protagonisti, dire la nostra e mettere in campo tutte le nostre esperienze, la nostra professionalità su quello.